Cioè, Fresco ne ha parlato. Ne ha parlato in effetti. E gliel'hanno chiesto spesso. Anche al meeting dove ero stato io, dove ho incontrato sia Shaq che Roxanne. La domanda tipica è: cosa faranno le persone che usano droga? E la risposta è semplice: verrà offerta gratuitamente a chiunque ne farà richiesta. Però chiaramente, innanzitutto, quando verrà eliminato il sistema monetario, verrà eliminato l'incentivo ad usare la droga e la promozione a livello subliminale della droga stessa, che è la base del mercato di cui appunto beneficia quella che voi chiamate mafia. Io chiamo i servizi segreti italiani, americani e inglesi, perché la verità è che la droga finanzia il debito pubblico, cosa che penso che ormai sta uscendo alla luce, perlomeno in America. E quindi saranno fornite gratuitamente, ma dall'altra parte verranno anche forniti strumenti educativi, psicologici, supporto psicologico e educativo per aiutare queste persone ad uscirne e perlomeno a prevenire che nuove persone, specialmente i giovani, vengano attratti da questa creazione puramente umana che sarà creata all'unico scopo di schiavizzare l'uomo verso un oggetto che può essere venduto ad un ottimo prezzo.